Questa è la nostra casa, un Land Rover Defender, costruito, amato e in viaggio da 2 anni. Dopo l'Europa, i Balcani, la Turchia e il Nord Africa, inizia la nostra vera avventura in un nuovo continente. Motorbike sbarca in America. Viaggiate insieme a noi! Bella gente, buonasera, buongiorno, buonanotte, dipende un po' da che ora guardate il video. Per chi fosse la prima volta che casca su questo canale, noi siamo Michele e Alessia e, come avrete visto dal titolo, siamo in prossimità di iniziare il nostro giro del mondo in macchina. Ma giro del mondo è una parola un po' grossa, non è proprio un giro del mondo. Intanto iniziamo con un viaggio intercontinentale che poi chissà negli anni potrebbe anche trasformarsi in un giro del mondo. Abbiamo costruito un veicolo molto particolare che trovate nel link qua sotto in descrizione ed è stata una macchina preparata apposta per fare dei viaggi intercontinentali e viverci dentro per diversi mesi all'anno. Vi invitiamo ad iscrivervi al canale, per chi ci segue già sapete già tutto di chi siamo e che cosa stiamo andando a fare, e stasera vi faremo vedere la preparazione della nostra macchina in vista di essere caricata nel container dopodomani. Iniziamo a preparare tutte le cose e a caricarla in macchina, vediamo che cosa ci abbiamo messo, che cosa ci abbiamo portato e come l'abbiamo caricata appunto per affrontare una spedizione intercontinentale. Allora, a parte tutto il casino che c'è, però verrà messo tutto a posto, la prima cosa che abbiamo fatto, che abbiamo pensato, è di mettere il nostro piumone, che è un sacco a pelo, nei sacchi sottovuoto, perché la spedizione della macchina nel container durerà 31 giorni all'incirca, più o meno. Anche qualcosa di più. L'abbiamo lavati, l'abbiamo tutti disinfettati e sterilizzati, e all'interno, così quando li riapriremo fra un mese e mezzo all'incirca, li troveremo perfetti. Perfetti. Qui abbiamo preparato anche, questa è la roba mia che mi porto via, adesso andremo a mettere nella macchina. Questa qui è un po' di biancheria intima e in quest'altra stanza, ragazzi, qua c'è un casino che la metà basta. C'è tutta la roba dell'Alessia, che mi sembra che abbia portato un po' troppa roba. Devo così. Ha portato troppa roba, ve lo dico io, ha portato troppa roba. Oltre che le coperte, mettiamo sotto vuoto anche i cuscini. Meno occupiamo meno spazio possibile, possiamo stivare qualcosa sopra il letto. Andiamo con il secondo cuscino. Per chi ci ha seguito anche nei nostri viaggi precedenti, in sottofondo c'è sempre il mitico Django qua che sta controllando che cosa stiamo combinando e come ogni anno si sta preoccupando della serie. Ma questi qui quest'anno do cavolo vanno un'altra volta. Ragazzi, qua dentro c'è un caos incredibile, ma sì. Iniziamo a fare il punto della situazione e a sistemare le cose. Allora, iniziamo a caricare la roba sul letto. E intanto, per chi non è mai stato qua dentro, il nostro letto viene giù da qua. E abbiamo un comodissimo letto matrimoniale. Queste che vedete qua giù sono, ragazzi, delle coperture che noi andiamo a mettere sulla nostra tela per affrontare anche temperature più rigide, e come vedete si vanno a mettere proprio con lo strap in queste parti qui, quindi sicuramente queste vengono via con noi perché è obbligatorio, perché nel nostro viaggio praticamente in entrambi i continenti americani troveremo tutte le temperature in tutte le stagionalità. Come prima cosa, ragazzi, andremo a mettere questo, che è uno scaldaletto, perché abbiamo visto e lo sappiamo già che ad altitudini come troveremo sulle Ande e se troveremo temperature fredde, il cinebasto non funzionerà, perché ovviamente ci sarà poco ossigeno e non riusciremo a farlo funzionare sopra i 4000 metri, diciamo che
è sconsigliato perché c'è poca quantità di ossigeno. Quindi abbiamo comprato questo scaldaletto che terremo sotto il nostro materasso per, nelle situazioni di alta quota, attaccheremo alla corrente dell'inverter e consuma veramente poco, ragazzi. Si parla di 60 watt quando è a pieno regime, e a pieno regime scalda molto, quindi diciamo che lo puoi tenere anche a metà della sua potenza e quindi il consumo si riduce a 30 watt. Quindi si parla veramente, con l'inverter acceso, di 2-3 ampere ora. Abbiamo dovuto optare per questa misura qui, che è un po' piccola per il nostro letto, però ragazzi non c'era altra soluzione, perché quello matrimoniale non ci stava, strabordava troppo. La misura perfetta sarebbe stata una piazza e mezzo, ma non l'abbiamo trovato. Ovviamente ragazzi, strada facendo vi faremo sapere come ci siamo trovati con questo prodotto. Questa ragazzi è tutta la roba che andrà sopra il nostro letto, quindi i nostri sacchi a peli, che poi vabbè è un letto matrimoniale, noi non usiamo i lenzuoli in macchina ma utilizziamo questo sacco a pelo, che è un sacco a pelo un po' datato ragazzi, dell'Invicta, che utilizzavo con i miei genitori 20 anni fa nel camper, 20 no, forse anche di più, e ci troviamo da Dio. Tutti i cuscini che, come vedete, essendo messi in sottovuoto, sono andati ad occupare uno spazio veramente piccolo. E laggiù in fondo ragazzi ci andiamo a mettere l'ultimo sacco che abbiamo fatto in sottovuoto, dove all'interno ci sono i nostri accappatoi, le federe dei cuscini, degli asciugamani. E la parte sopra, diciamo che ci siamo. Ancora la sabbia del Marocco. Qua sotto ragazzi, come vedete, ci sarebbe lo spazio per la nostra bombola del gas. Noi in macchina utilizziamo, come ben sapete, gas e induzione, perché la ridondanza è la cosa, diciamo ragazzi, primaria in viaggi intercontinentali così. Vale a dire, che cos'è la ridondanza? La ridondanza è la possibilità di avere più opzioni. Però il gas, per chi non lo sapesse, non può essere caricato all'interno del container, quindi abbiamo dovuto abbandonare la bombola a casa, e quando arriveremo in Uruguay andremo a comprarci una bombola che si adatta per le nostre misure. Incrociamo le dita, speriamo di trovarla, e i vari adattatori, perché in ogni paese gli adattatori del gas cambiano, però il gas nel container non si può mettere. Qua sotto ragazzi andremo a stivare tutte le cose del nostro vestiario. Questo qui è il nostro piccolo armadio che abbiamo, questo è il mio spazio, questo è lo spazio dell'ale, e poi abbiamo anche una cassa che starà fuori sul tetto come sempre, dove mettiamo diciamo le cose che non utilizziamo tutti i giorni, o magari anche il cambio di stagione. Un'altra cosa ragazzi che ci stiamo portando dietro sempre per sopperire alle temperature fredde in alta quota, dove il nostro cinebasto, che è qua giù bello pronto e revisionato, può arrivare a non funzionare, è questa piccola stufetta elettrica della De'Longhi. La particolarità di questa stufetta ragazzi è il suo poco assorbimento, poco tra virgolette, ovviamente non è come lo scaldaletto che assorbe 30 watt ora, ma ne assorbe 300, ovviamente si parla sempre di corrente a 220 con l'inverter. Vi invito ad andare a vedere uno dei video precedenti che abbiamo fatto dell'upgrade del nostro impianto elettrico, dove abbiamo diciamo completato tutta la parte dell'impianto elettrico con tutta roba della Victron, compresi caricabatterie e la nostra batteria da 200 ampere. Ovviamente non potremo lasciarla accesa tutta la notte perché il consumo sarebbe tanto, anche se ragazzi ha un piccolo termometro quassù che te puoi tranquillamente regolare, e ovviamente quando arriva alla temperatura desiderata lei si spenge, quindi nel momento che si spenge non consuma niente. Più o meno il consumo quando è acceso è di 35 ampere ora. Allora adesso andiamo a vedere che cosa stiamo mettendo all'interno delle panche. L'Ale è sempre su che si sta preparando le ultime cose per quanto riguarda il suo vestiario, quindi
lasciamola diciamo in solitaria. Qua giù dentro, ragazzi, è una panca dove ci terremo delle cinghie che possono servirci per fissare delle cose adesso al container. Questo qua, ragazzi, è il crick a tubo per tirare sulla macchina, e questa qua è una pompa di scorta del nostro impianto idraulico. Questa qua invece è la famosa cassa che vi dicevo, dove ci facciamo il nostro cambio delle armadi. Qua giù ovviamente non ci stanno solo vestiti, ragazzi, ma ci va questo, che sono delle cinghie di recupero, le posizioniamo qua giù. Queste qua sono le due cinghie che vanno a tenere una cassa da una parte e una cassa dall'altra. Ovviamente adesso le casse staranno all'interno della macchina, perché dubito altamente che entriamo all'interno del container con le casse sul tetto, e comunque a prescindere da quello preferisco tenerle dentro. Questa è un'altra piccola cinghia dove teniamo la gomma per riempire il serbatoio dell'acqua che sta all'interno della gomma di scorta sul cofano. Per chi viene dalla moto, sicuramente queste cinghiette qua le conosce molto bene. Mentre, ragazzi, qua dietro, per chi ci ha seguito anche nei nostri scorsi viaggi, lo conosce bene questo cassone che è stato costruito al posto della gomma di scorta. Mentre per chi si è collegato per la prima volta e ci sta iniziando a seguire, questa è una cassa che ci siamo autocostruiti e abbiamo attaccato al cancello della macchina, dove per noi è veramente molto comoda, perché teniamo, ragazzi, le sedie da campeggio, il tavolo da campeggio, il barbecue, una piccola motosega, e qua giù dietro c'è la famosa gomma che vi dicevo prima, che quando viaggiamo e siamo in giro teniamo all'interno della gomma di scorta qua giù sul cofano. Inoltre qua di lato abbiamo le nostre due casse dell'acqua, perché qua sul fianco della macchina noi teniamo solo acqua di scorta, oltre agli 80 litri di serbatoio che abbiamo all'interno della macchina, e 15 di boiler, quindi con le taniche e il serbatoio andiamo intorno a 150 litri d'acqua. Mentre queste altre due taniche che sono qua giù le abbiamo comprate nuove per questo viaggio, vanno sempre sul tetto insieme alle altre due taniche, sono taniche di plastica ma omologate per il trasporto di carburanti, e ovviamente, ragazzi, pesano molto meno di una tanica di metallo. Utilizzandole sul tetto, come vi ho detto, mi potrebbero scivolare o quantomeno cascarmi sulla macchina e tutto quanto, e mi sono accorto nel viaggio, soprattutto dell'anno scorso, quando eravamo nel mezzo al deserto, che diverse volte sono andato ad accedere alle taniche del gasolio sul tetto, era sempre, diciamo, rischioso stare attenti che non ti scivolassero e picchiassero sulla macchina, magari rovinando la carrozzeria. Mentre di plastica, come sono fatte queste, anche se, diciamo, ti cascano da un'altezza, intanto non si rompono, e poi se dovessi picchiare nella macchina magari fai un danno minore. Sempre all'interno della nostra cassa armadio, oltre alle cinghie di recupero, mettiamo questa busta dove al suo interno c'è il cavo della corrente. Su questo mi trovate un po' impreparato, non so nel continente sudamericano che tipo di prese troveremo quando andremo magari eventualmente in un campeggio. Quello che vi posso dire è che negli scorsi due anni che abbiamo vissuto per sei mesi l'anno all'interno della macchina, questa presa qui l'abbiamo usata veramente forse 2-3 volte, e abbiamo l'aggancio qui. Ora, ragazzi, viene praticamente la parte più complicata del caricare la macchina, vale a dire il vestiario dell'Alessia. Allora, avete visto i miei vestiti che sono stati praticamente in un buco, ovviamente non pretendo che quelli di una donna siano uguali ai miei, però lei tutte le volte che si parte porta giù tutta sta caterba di vestiti. È una selezione, e poi te è un po' sconfinato. Tieni il tuo. Guardate, è piccolino. Guarda, ha sconfinato. Si vede chiaramente. Ragazzi, è vero, ho sconfinato, ma noi abbiamo la nostra mitica cassa armadio e qualcosa andrà anche lì. Pantaloncini corti, perché Michele dice che ci sarà l'estate.
Volevamo metterli sotto vuoto, ma poi dopo l'Alessia ha detto no, sotto vuoto non li mettiamo. Abbiamo detto di no perché si sgualciscono tutti. Vabbè, ma non è che così. Ora devo piegarli, sto facendo una selezione. Tra l'altro mi manca un paio di pantaloncini che ho lasciato su. Mi sembrava anche a me che mancasse un paio di pantaloncini nell'assetto dell'armadio, eh. Nel frattempo che l'Alessia finisce di sistemarsi il suo armadio, che non sappiamo se ci riuscirà mai, allora noi andiamo a sistemare la cassa degli attrezzi o di quello che concerne tutto quello che ho deciso di portarmi dietro in un viaggio del genere per sopperire alla manutenzione della nostra macchina. Iniziamo a vedere che cosa abbiamo all'interno. Qua ragazzi c'è sempre un po' di sabbia del deserto, vedete? Sabbia rossa del deserto del Sahara. Per chi non li avesse visti, andate a vedere tutti i nostri video del Marocco e della Mauritania. Allora, intanto partiamo dagli attrezzi principali. Un ingrassatore per le crociere, una classica siringa per aspirare gli oli e metterli all'interno dei ponti o del riduttore o del cambio, una chiave dinamometrica che mi va ad aiutare a stringere alcune viti nei tagliandi che vanno strinte a un determinato quantitativo di newton metro. Poi abbiamo un piccolo set di chiavi per andare a levare delle coppiglie, dei sigil o robe del genere, un piccolo martello di gomma. Queste qui sono delle chiavi particolari che servono per andare a smontare la ventola del radiatore del TD5 del nostro motore. Qua giù all'interno abbiamo una chiave grossa da 32 che serve, potrebbe servire anche come arma questa qui perché è veramente grossa, ma può servire magari per fare leva o anche per andare a svitare, e non mi ricordo male, mi sembra il tappo di scarico dell'olio del cambio, ma non me lo ricordo, comunque è un qualcosa inerente al cambio, era tutto a memoria, le misure delle chiavi non me le ricordo. Qua giù abbiamo dei vari pappagalli di varie misure, una classica cassetta degli attrezzi con tutte le varie bussole quant'altro, poi qua sotto abbiamo martelli, varie chiavi, fascette, qua abbiamo una chiave a cricchetto, un multimetro, un pochino di silicone universale in un tubetto, forbici, vari innessi delle chiavi. E poi oltre a tutti questi attrezzi qua ho lasciato fuori e a portata di mano qua nella parte della guida, perché mi serviranno dopodomani quando porteremo la macchina nel container, che sono del nastro isolante, un altro pappagallo, delle chiavi di 13, di 10 e questa chiave a cricchetto con lo snodo che mi servirà una volta che ho messo la macchina all'interno del container per andare a staccare i cavi e delle batterie ed isolarli, perché all'interno del container la macchina deve andare senza gasolio e con le batterie sia dei servizi che del motore completamente staccate. Adesso la cassetta degli attrezzi non la andrò a mettere all'interno della cassa, ma la tengo all'interno di questa panca. Questa panca qua è, diciamo, la nostra cambusa. E visto appunto che in questi giorni dobbiamo fare gli ultimi lavoretti, gli ultimi ritocchi, può servire un cacciavite, può servire una chiave, non la sto a mettere nella cassa, che dopo devo andare a riaprire la cassa, a rilevare le cose all'interno della cassa per andare a accedere agli attrezzi. Come altri pezzi di ricambio, ragazzi, mi porto dietro questi due kit che sono identici di revisione del cinemasto. All'interno qui dentro ci sono delle guarnizioni e delle candelette nuove che possono servire appunto per fare la revisione completa del cinemasto. Ho ordinato anche la sua pompetta, però ancora non mi è arrivata, non credo che mi arriverà per la partenza, quindi me la porterò dietro nello zaino del bagaglio a mano quando partiamo. E onestamente me l'ero scordata di ordinarla, l'ho ordinata l'altro giorno e non so se arriverà in tempo, ma non credo. Poi abbiamo due kit di ricambio per i gommini degli ammortizzatori, immancabili
cavi della batteria. In questa scatola rossa invece abbiamo tutta la parte per fare i tagliandi, vale a dire filtro del gasolio, filtro centrifugo, filtro dell'olio, e questo qui è un ricambio delle crociere degli alberi di trasmissione, che può succedere che si rompano. Qua giù sotto invece abbiamo un filtro dell'aria, ce l'abbiamo qua, e altri due filtri dell'aria ce li ho qua giù. Qua dentro invece ci sono le guarnizioni del tappo di scarico della coppa dell'olio, che ogni volta che vai a fare il tagliando va sostituito. Oltre a questi ho anche qua giù un altro filtro del gasolio. Sono pezzi che possono sempre far comodo, soprattutto per fare tagliandi, o questo qui anche se si va a pescare del gasolio sporco per far ripartire la macchina, basta sostituirlo. Mentre questa cassettina che vi sto facendo vedere adesso, che è stata fatta homemade, e qui il ringraziamento va come sempre al mio babbo che ogni tanto ci dà una mano, all'interno qua abbiamo uno dei pezzi di ricambio fondamentali da portarsi dietro per quanto riguarda il TD5, che è una pompa del gasolio. Questo qui è un pezzo che ti puoi sostituire da solo, non è complicato, però ovviamente devi averlo dietro, ed è anche un pezzo molto costoso perché in Europa si trova all'incirca 450-500 euro. Io l'avevo messa nuova sotto la macchina, e questa qua è quella che ci ho trovato quando ho comprato la macchina, è funzionante, quindi ce la portiamo dietro come pezzo di scorta. L'abbiamo messa all'interno di questa scatolina in modo in maniera che possa evitare di prendere colpi, botte o quant'altro, perché può essere, diciamo, un pezzo delicato. Immancabile, ragazzi, kit di riparazione delle gomme, kit degli oli, un DOT 4 per l'impianto frenante, questo è l'olio dei ponti e del riduttore, un po' d'olio motore 5W30 che mi è avanzato dallo scorso viaggio, un rabocco olio cambio, un Synchromax. Altro immancabile pezzo di ricambio, ragazzi, per quanto riguarda il TD5 è questa centralina. Questo qui è il cuore della macchina e va portata dietro, è già stata, diciamo, programmata per farla funzionare con il nostro motore, perché è il cuore della macchina. Questa può sembrare una macchina senza elettronica, ma non è proprio così. È la prima macchina di Land Rover che ha un'elettronica a bordo, quindi questa qui è quella che manda tutta la macchina. E però se una mattina giri la chiave e questa qui dice di non funzionare più, la macchina non va. Con questa qui invece basta attaccare questi due connettori, rosso e nero, e ripartiamo. E poi qua giù, ragazzi, abbiamo un fornellino da campeggio. È molto importante perché è un fornellino che può andare con qualsiasi combustibile, quindi è veramente molto comodo. In caso di emergenza è una terza soluzione per poter cucinare. E all'interno qui c'è il fornellino, che io questo qui l'ho usato nel mio giro del mondo in motocicletta. Questa qua è la sua boccetta che va a collegarsi al fornelletto per poter funzionare, dove all'interno ci va il combustibile. Fate conto che con una boccettina così ci cucini quasi una settimana più o meno. Andiamo a posizionare gli ultimi due filtri dell'aria e questa cassa è totalmente piena. Ovviamente quando saremo dall'altra parte dovrò sistemare le cose in maniera un attimino diversa, perché qualcosa andrà anche all'interno dell'altra cassa, altrimenti non mi ci sta la cassetta degli attrezzi. Però diciamo che tutte queste cose che ci siamo portati dietro sono tutte cose che ci sono servite negli scorsi 2 anni di viaggio, e quindi sono essenziali da doversi portare in un viaggio del genere. Mentre io stavo sistemando all'esterno la cassa, l'Ale, oltre che aver finito di sistemare i suoi vestiti e averli messi all'interno di questi sacchetti per preservarli, qua sotto, ragazzi, mi ero scordato, ci sono tutte le cose della cucina che ci possono servire. Oltre a questo, un ventilatore e anche un piccolo bollitore da viaggio, ragazzi, questo è veramente molto molto importante. L'Ale ha anche impacchettato tutti i nostri cuscini del divano della nostra dinette.
qua giù secondo me ci sta il baule di Francesco, perché ragazzi adesso all'interno della macchina verrà caricato, quando si arriveremo al container, anche due bauli da moto che dovremo consegnare a Montevideo per Francesco Cuccioletta. Intanto se stanno guardando il video, Francesco e Sara li salutiamo. Ciao. Sono due motociclisti che stanno viaggiando in giro per il mondo e vi invito ad andare a vedere il loro canale, che lo trovate qua sotto in descrizione, perché sono veramente molto molto bravi a fare video. E mi ha chiesto il favore di portarli dei bauli di là a Montevideo, e penso proprio che uno lo metteremo qua e uno lo metteremo davanti al posto guida. Cavolo, dobbiamo chiudere il tetto, è vero. Dovevamo mettere, vabbè, scarichiamo, dai. Quindi ragazzi, come vedete, siamo riusciti a stivare tutto e qua giù abbiamo sempre ovviamente un pochino di spazio, ma la roba c'è stata tutta in maniera molto 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 tranquilla. Quindi qui mi sa che sarà lo spazio per i bauli della moto di Francesco. Ah ragazzi, questo non ve l'ho fatto vedere in tutto il video, new ma entry. È una new entry, è una piccola modifica che abbiamo fatto. Ecco la spugnetta, davvero. L'ho buttata via. È una new entry, questi sono i cunei per livellarsi la sera. Lo abbiamo sempre fatto con i sassi, vi dico la verità, ma è sempre stato un po' problematico e anche rischioso per le gomme tante volte. Quindi per il compleanno di Michele Alessia ha regalato i cunei. E il buon Filippo, mentre noi lavoravamo in stagione, ci ha fatto questo sistema di fissaggio con queste quattro rondelle e i cunei praticamente sono fissati, vedete, proprio sul retro della macchina. Intanto l'Alessia sbadiglia perché siamo veramente stanchi ragazzi, noi facciamo un lavoro veramente molto impegnativo e siamo a fine stagione, ma vi ringraziamo di essere stati con noi in questo video. Grazie. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, la macchina è pronta, noi siamo pronti, nel prossimo video vi faremo vedere come si mette una macchina all'interno di un container per affrontare una spedizione intercontinentale. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao. Buonanotte.